La Lupa Mannara per me il titolo doveva essere un altro, perché avrei preferito La Licantropa, in quanto si tratta di un caso di licantropia unico al mondo, perché di solito i lupi mannari sono maschietti, poverini. Il discorso è stato questo. In quel tempo produrre un film significava dover avere la certezza dell'incasso, perché non c'erano altre soluzioni. Il produttore aveva solo la sala, il pubblico doveva andare al cinema, doveva pagare il biglietto, doveva fare il passaparola, quindi il film doveva avere una caratteristica profondamente commerciale. Allora, in questo film che io avevo ideato anche come quella tragica, terrificante patologia, tanto discussa anche dal famoso Cesare Lombroso, autore di antropologia criminale, inserendo questo evento patologico devastante nel contesto della famosa leggenda, molto popolare, della Lupa Mannara, anzi del Lupo Mannara. Ecco il titolo, La Lupa Mannara. Titolo forte, chiaro, deciso, come doveva essere il cinema di allora. Non si poteva essere molto elucubrati, molto cervellotici, perché il film doveva andare, questo genere di film specialmente, doveva andare direttamente a quello che era il fascino, lo stupore dello spettatore, sempre profondamente affascinato dalla fabula cinematografica, che non morirà mai. Il cinema è favola. Più favola allora, perché si combatteva, ci si affrontava con grandi colossi, con grandi produzioni, con grandi star. E i film di questo genere autonomi, e quindi di produttori indipendenti, dovevano avere tutte le caratteristiche di una presa diretta sia cinematografica e presa diretta anche sul pubblico. Unire leggenda e cultura psichiatrica e patologica non è stato facile. Ho dovuto equilibrare da una parte la commercialità del film, dall'altra la sua essenza patologica, importante e culturale. Il cast è stato molto problematico perché cercavo l'attrice, cercavo la Lupa, non di Giovanni Verga, cercavo la Lupa Mannara, cercavo una licantropa. Mi arrivarono sul tavolo centinaia di fotografie di tutte le tipologie, agenti cinematografici anche a livello internazionale. Fui colpito da lei, Annick Borel, una ragazza svizzera di passaggio in Italia. Mi capitò questa foto. Afferrai subito che c'era in lei qualcosa di esplodente dentro il suo bagaglio psichico e anche culturale, che aveva bisogno forse di dire qualcosa di più di se stessa, forse svelarsi. Io ho capito, ho afferrato, ho fatto una serie di provini molto forti, molto devastanti quasi, per metterla in condizione di essere sicuro di aver trovato la lupa, perché tutto doveva concentrarsi su lei. Il padre, ho preso uno dei più grandi attori di prosa di allora, Tino Carraro, una stella del teatro, e con la sua presenza, con la sua possanza drammaturgica, di esperienza teatrale,
ha avuto un peso enorme. L'ispettore, un grandissimo attore, Frederick Stafford, dei famosi film 007, e una delle più belle donne del mondo, la sorella della lupa, Dagmar Lassander. La lupa Mannara, ad un certo punto, è scoppiata nel senso positivo, è scoppiata come partecipazione di pubblico negli anni, fino a diventare una cultura specifica cinematografica. Perché per la prima volta la licantropia veniva espressa e manifestata in forma patologica, perché Annick Morel è diventata una lupa, era una lupa, me lo diceva. Io vivo nell'incubo di questo film. E quindi, esplodendo specialmente all'estero, anche in Italia, attenzione, ma specialmente all'estero, perché la sorpresa è stata la produzione italiana di un film del genere, perché è stato il primo film in Italia sul tema della licantropia al femminile che ha avuto successo all'estero, dove inevitabilmente il film era destino si scontrasse con calibri enormi della produzione internazionale, mondiale, americana, inglese, del genere. E quindi come horror è un punto di riferimento importantissimo, essenziale, anche perché tutti abbiamo paura, come quella devastante patologia del lupus eritematoso sistemico che trasforma il volto, trasforma l'individuo. Questa patologia che subisce, parlo della licantropia, che subisce l'effetto di gravità della luna, che trasforma perfino il mare, le alte maree, è chiaro che influenza anche l'essere umano, specie quando si tratta di persone psicolabili un po', anche sommessamente psicolabili, ma quando c'è questa forza di gravità, guarda caso, che avviene ogni mese, quasi accostandolo al ciclo mestruale, questa incredibile esplosione di energia endoreattiva dovuta da un evento soprannaturale, psichico, perché si risveglia anche, no, la materia psichica in noi, a sua volta ancora influenzata maggiormente dagli effetti della forza di gravità lunare. Questi influentissimi, stimoli che producono dentro ciascuno di noi, esagerando, tossine imprevedibili e incurabili, creano l'alta marea nel nostro corpo. E la trasformazione della voce, la trasformazione del rossore in faccia, la trasformazione degli occhi, la trasformazione dell'aggressività che va in una potenzialità enorme, incontrollabile. Ecco che quando ci sono stati casi del genere con persone che imbevute, invase da questa patologia, vogliono un po' respirare, escono fuori, urlano, l'urlo del lupo, urlano e si trasformano, gli occhi, i connotati, le mani tremano, forse anche
per effetto dell'allargamento dei pori può venire fuori anche addirittura una peluria. Ecco il lupo mannaro, la credenza popolare, che non è tanto credenza e che non è tanto leggenda. Sono stati casi terrificanti in cui poi quella parte psicolabile che è in ognuno di noi e che tende maggiormente al male, sviluppa il male stesso in un atto criminale. Vedete, mi si può dire perché uccideva e perché i suoi atti criminosi erano legati al sesso, non è stato realizzato il film esclusivamente per avere un tema erotico-sessuale, no. Come ho detto prima, la licantropia si sviluppa maggiormente, anzi sviluppa maggiormente quello che c'è latente in noi e moltiplica, valorizza maggiormente, se così si può dire, quell'istinto dirottandolo verso la natura di quello che è la parte psicolabile, la parte malvagia e la parte erotica. La lupa, fin dall'infanzia, ha avuto sempre una eccessiva sessuofobia. Aveva paura del sesso. La paura del sesso porta alla paura, man mano che si va avanti negli anni, del contatto con l'uomo. E quando la sorella arriva con il giovane bel marito e influisce sulla lupa scatenando il suo desiderio infantile di non poter realizzare il desiderio erotico naturale di una persona così come la sorella poteva realizzarlo con quel bell'uomo del marito, allora scatta la gelosia e scatta il delitto, l'uccisione dell'oggetto che rendeva felice la sorella, ma che non avrebbe mai reso felice lei. Ecco questa componente. E allora, nella sua fuga bestiale, animalesca, nella sua, come dire, in questa sua lotta col tempo, con le autorità, con lo schema della società completamente avverso ad una personalità simile, è chiaro che in ogni contatto con un uomo, ecco che viene fuori l'istinto criminale che appaga se stesso, ma tanto danno lei suscitava nel contesto sociale. Vedete amici, e mi rivolgo ai tanti amici e collezionisti dei miei film in tutto il mondo che mi scrivono e mi confortano tanto col loro calore, come se foste tutti presenti a vedere quello che io ho voluto dire nei miei film. Ed è un'intervista molto sofferta questa qua, perché mi porta a 35 anni fa, quando io, dopo aver fatto
per anni e anni. Lo sceneggiatore anonimo, scrivendo per gli altri come ghostwriter, finalmente ho debuttato con un film tutto mio, soggetto sceneggiatura e regia, puntando i piedi perché quello doveva essere realizzato come tematica forte, verista, realista, Diario segreto da un carcere femminile, che riporta il filo rosso con La lupa mannara, perché anche lì c'era la condizione atomizzata della donna, innaturale, il desiderio sessuale spezzato, umiliato, devastato dalla condizione carceraria. Ma quello era, e quello era difficile da digerire. Poi ho continuato con Prostituzione, una storia terrificante di una anziana prostituta che si era attaccata ad un giovane bello e forte e gagliardo, come si dice, diventandone quasi la schiava, umiliata perché questo giovane bello e forte le ha sottratto la figlia. Poi, continuando, Le deportate della sezione speciale, un film bellissimo, seppur nella sua mostruosità, un campo di transito di deportate bollate come feldiure, puttane da campo. E poi Anna D, la ragazza del Wonderpark, 16 anni, nell'inferno di Amsterdam. Ecco, vedete, tutti film con respiro internazionale, comprensibili anche senza il dialogo, anche senza la musica, soltanto con lo scorrere delle immagini. Questo io ho inteso fare. Tutti film secchi, duri, crudeli, spietati, come la società che ci circonda e come l'istinto animalesco che abbiamo dentro, in quel feroce dualismo tra il bene e il male, uno dei due esplode inevitabilmente. C'è chi riesce a far esplodere il bene, diventando l'eroe della bontà, il santo, il mistico. C'è chi non ce la fa e fa esplodere il male in tutta la sua spietatezza, in tutta la sua crudeltà. Nei miei film non c'è stato mai però quel senso di dover quasi profetizzare poi nel finale qualche cosa di chissà, di deciso, di certezza. Non c'è la certezza. Viviamo nell'enigma umano. E questo piace, me lo hanno scritto molti, e questo piace nei miei film, perché lascio allo spettatore il capire cosa ho voluto dire e il capire maggiormente quello che io non ho voluto dire, per dare la possibilità allo spettatore di ragionarci sopra. Ecco la crudezza e il verismo dei miei film.